Benvenuti cari MTIers, ritorniamo finalmente a parlare di Giappone con un ospite d'eccezione e l'argomento saranno appunto due yokai a forma di gatto. Partiamo! Come vi ho appena detto, alla mia sinistra abbiamo Antonio Moscatello, che ringrazio per essere qui a parlare esattamente di quale yokai. Ciao Marco, ciao a tutti. Di quali yokai? Stasera ne parliamo di due yokai che, diciamo, si somigliano molto, tanto che molto spesso li confondono l'uno con l'altro, ma sono anche un po' diverse, hanno anche delle caratteristiche improprie. E sono particolarmente contento, sadicamente contento di parlare di questo, di questi due yokai, perché voglio, come posso dire, incrinare le vostre certezze. A voi gattari, a voi che amate i gatti, a voi che siete convinti che giapponesi e gatti vadano sempre d'amore e d'accordo, siano quasi un tutt'uno, perché vi parlerò di gatti veramente cattivi, feroci, fetenti e molto 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 pericolosi. Il Nekomata e sì? Il Baku. Ma prima di partire con questi qui voglio far vedere una cosa che forse non tutti sanno, che è un libro di Antonio Moscatello sul Giappone e un po' più recente c'è anche 101 cose da fare a Tokyo e in Giappone almeno una volta nella vita. Io probabilmente quella 20-25 le ho fatte, adesso non le ho contate bene tutte, però... Sono disponibili persino nelle vecchie polverose librerie. Mamma mia, io ormai non sono più abituato. Siamo ricordati quasi che esistono, eppure esistono anche i librai, sono anche loro un po' degli yokai. Creature un po' fantasmatiche. Allora, faccio vedere, già che siamo qua, una bellissima immagine di un Nekomata, questa presa da Wikipedia. E poi faccio vedere un'altra bellissima immagine del Bakeneko, ecco questa qua. Però io vorrei partire con qualcosa di più vicino alla nostra cultura e vi cito un libro che non è mio e che trovate in libreria, perché finalmente la Delphi ha avuto il buon gusto di tradurlo e di pubblicarlo in italiano, che è questo. Vediamo se si vede bene. E lo vedete al contrario, sì, dizionario dei simboli, ok, perfetto. Anzi, sirlo. Ok. Ha la voce gatto è stranamente, me l'aspettavo più lunga, è stranamente breve, tolgo gli occhiali perché certo. Vedete che voi siete quasi tutti giovani, però da una certa età in poi te devi togliere gli occhiali per leggere, non te li devi più mettere, o devi mettere degli occhiali specifici. Gatto. In Egitto, e questo era molto appassionato di Egitto, labirinti e un po' così. In Egitto il gatto era associato alla luna ed era sacro alle dee Iside e Bastet, quest'ultima protettrice del matrimonio. Ecco perché poi il gatto, diciamo, è sempre un simbolo della casa e così via. Un simbolismo secondario dipende dal colore. Il gatto nero è associato alle tenebre e alla morte. Quindi, che scopriamo da queste brevi 5 righe e mezza? Intanto scopriamo perché noi pensiamo che il gatto nero porti sfiga, è un, diciamo, un simbolismo che ci viene dall'antico Egitto. E scopriamo questa ambivalenza del gatto. Non vi sto dicendo niente di nuovo da questo punto di vista. Il gatto è un animale ambivalente perché mantiene in se stesso una natura domestica e una natura felina, rimane sempre un cacciatore. Se avete dei gatti, vi lasciate scorazzare un po' liberi, è facile che vi portino, diciamo, il cadaverino di un topo o di un uccellino, e anche la vostra, diciamo, il vostro candore, che pensavate di avere un peluche fuffoso da un pochino, va a farsi benedire, perché scoprite che il gatto invece è appunto un animale abbastanza feroce, imparentato con la tigre, con il leone e quant'altro. Non ho detto nulla di particolare. Questa consapevolezza ce l'hanno anche in Giappone. Ora, quale immagine del gatto
prodotto giapponese è arrivata da noi? Io l'immagine che ho del gatto giapponese è quello puccioso, con gli occhioni giganteschi, grandi, che si fa super coccolare, che quasi non miagola, che si fa fare tante coccole ed è sempre tranquillissimo. Questa è l'immagine. Non fa bisogni. Sì, esatto. Oppure il gatto del Doraemon, il gatto robot. No. Sì. Oppure, guardate, quando arrivate a un livello un pochino più di approfondimento della cultura giapponese, potete avere, non so, il gatto venuto dal cielo di Hidehide Takashi, o se siete ancora più raffinati, andate su Wakahai wa Neko de Haru, cioè io sono un gatto, del gran Natsume Soseki, polpettone da un migliaio di pagine in italiano, in cui un micione racconta con un tono ironico la vita del suo sfigato padrone, che è un professore, che poi era lo stesso Natsume Soseki. Qui vi voglio un pochino, molti di voi l'avranno letto, insomma, questo è un libro famoso che in Italia ha avuto anche un certo successo. Qui vi voglio un pochino, vorrei farvi soffermare, poi arriviamo ai Nekomata. Vorrei un attimo farvi soffermare sul titolo di questo libro, Wakahai wa Neko de Haru. Neko è il gatto in giapponese. Wa, come si dice io in giapponese? Watashi. Watashi. Sì. Watashi qualunque. Poi se sei un po' più grezzo, diresti boku. Se poi sei un grezzaccio che stai parlando col tuo amico e state pure un po' ubriachi, usi ore. Ah, questo non l'avevo... Ore va, neko schigiana. Ore va, dirai, da. Mi fanno schifo i gatti. A me no, adesso non mi... Ah, attenzione, che qua dopo ti attaccano tutti, eh! Prendete in parola. Allora, però il titolo di questo romanzo è Wakahai wa Neko de Haru. Io sono un gatto, o il gatto. Wakahai è un io, ma è molto più io. Cioè, Wakahai è un io molto onorifico. Lo usa un personaggio di altissimo livello, l'imperatore, insomma. Quindi il buon Natsume Soseki, che è stato uno dei più grandi scrittori del Novecento giapponese, e dando questo titolo dà una connotazione al gatto come qualcosa di regale, di importante. Cioè, il titolo Io sono un gatto non rende giustizia a quello che voleva dire Soseki. Soseki voleva dire io sono il gatto, magari con la G maiuscola. Io sono il gatto, io sono Sua Eccellenza il gatto. Quindi, insomma, cominciamo col dire che il gatto non è un gatto qualunque, il gatto. Ora arriviamo ai Nekomata. Io ho alcuni appunti, scusatemi se leggo ogni tanto, sono un vecchio, quindi ogni tanto ho bisogno di aiutarmi la memoria. Allora partiamo dal Nekomata. In questo qua vedete questo primo carattere, quello è quello di Neko. E Nekomata è formato da due caratteri, Neko il gatto, Mata che sarebbe Mata un'altra volta, di nuovo. Quindi questo è un di nuovo gatto. Secondo alcuni studiosi, questo Mata in qualche modo allude al fatto che, come vedete in questa immagine, il Nekomata ha due code. Queste due code si sviluppano con la vecchiaia, cioè ci sono una serie di leggende sul Nekomata, parliamoci chiaro. C'è un Nekomata più selvatico, selvaggio, e un Nekomata domestico. Il Nekomata selvaggio lo collochiamo in particolare su una montagna che si chiama Nekomata Yama e che sta nella zona di, se non mi ricordo male, Fukushima proprio, nella zona di Fukushima. Ora, il Nekomata... scusatemi, c'è un passaggio, io lo do sempre per scontato, ricordatevi sempre che molte di queste leggende,
molte delle storie che girano in Giappone in realtà hanno un'origine cinese. Questa è una cosa che dovete dare per assodata, cioè consideratelo un dato di fatto. Il Nekomate esisteva già in Cina, quindi non si sono inventati niente neanche in questo caso i nostri amici giapponesi. Allora, il Nekomata di montagna non è proprio un gattino, è un gattone, un gattacchione, perché il primo avvistamento del Nekomata di montagna avviene nel 1233, perché abbiamo una cronaca, ed era un gatto con la testa di gatto, il corpo di ancane o di grande cane o anche di cinghiale, che non avendo di meglio da fare si pappò 7-8 cristiani che stavano a passare, diciamo, per la montagna. Quindi abbiamo delineato una primissima caratteristica del Nekomata. E cannibale poi non è cannibale, ma neanche cristiano, cioè ci considera il suo cibo. Questi Nekomata erano, secondo la leggenda, abbastanza comuni sulla Nekomata di Yama. Credo ce ne sia anche un'altra che si chiama, un'altra montagna che si chiama Nekomata Dake. Allora, ci sono alcuni studiosi che associano questa figura del Nekomata che sta in montagna con la scimmia. In Giappone, come sapete, ci sono le scimmie, perché parrebbe che questa sarebbe in grado pure di arrampicarsi, insomma, fare da un albero all'altro. Altri che associano questa figura, come traslata arrivata dalla Cina, a un animale che adesso è rarissimo, che però esiste, che è il leopardo delle neri. Mm. E quello sì che se mangiava i cristiani, cioè che il leopardo delle neri è un pone. Quindi potrebbe essere anche questo. Molto più interessante invece per il nostro discorso è il Nekomata domestico. Ora, tutti quanti avete un gattino a casa, se state ascoltando. Sappiate che quando diventa vecchio, tenete d'occhio le code, la coda, perché se la coda si biforca e diventano due, è molto facile che questo poi a un certo punto, se vi va male, vi azzanna e cerca di divorarvi. Se vi va un po' meglio, prende il controllo del vostro corpo e vi fa ballare. Se vi va proprio malissimo, però poi è questione dei punti di vista, prima vi sbrana, vi ammazza, poi vi ridà vita al vostro corpo come uno zombie, e sotto il suo controllo, con una pezzetta in testa, non so se notate, qui c'è la pezzetta, comincia a farvi ballare così per il suo gusto, per il suo divertimento, insomma. Questo è una sua, diciamo, una sua abitudine. D'altronde anche i Nekomata si devono in qualche modo divertire. Nekomata ha tutta una serie di caratteristiche magiche, può prendere a sua volta le sembianze di una persona per ingannare. Incontrate un tizio molto affascinante, anzi in genere una bellissima donna, molto bella, insomma, o nel caso di una donna incontrate un bellissimo uomo che vi affascina, vi seduce, voi ovviamente ci volete giocare al gioco del go, chiaro, palese, al momento giusto o ve sbrano, prende il controllo del vostro corpo, perché tela essere, e con la Nekomata ha preso il controllo della vita. Si rivela essere un Nekomata. Esistono un pochino di leggende, ogni località ha la sua leggenda, però il Nekomata, ecco, ha questa. Io andrei poi al Bakeneko. Però prima di passare al Bakeneko, proprio visto che hai detto queste leggendine, te ne ricordi qualcuna specifica? Vediamo un po'. Rapida, qualcosa, giusto per completare il Nekomata. Vediamo un po' se ne trovo una che ti posso raccontare. Allora, facciamo così, mentre tu la cerchi, io faccio vedere qualche altra immagine, giusto per far vedere che ci sono anche le versioni, ovviamente, hentai di
del necomata, quindi questa è la versione che attira un certo pubblico nel fare certe cose, bisogna stare attenti a questa forma umana con due code e le orecchie da gatta. Poi ovviamente ci sono anche i necomata pigroni, quelli che se ne stanno sornioni lì, ma magari se li disturbi troppo poi ti rompono le scatole. E poi arrivo a quella che in questo caso è di un anime abbastanza recente, lo si trova anche su YouTube dalla Yamato Video, è Fire Force, e questa è una delle protagoniste che utilizzano appunto il fuoco, in questo caso in una versione combattiva da Nekomata, quindi anche lì abbastanza distruttiva. L'ultima cosa di cui volevo parlare è questo anime che non è proprio relativo al Nekomata o al Bakeneko, ok? Però ne voglio parlare perché comunque è bello. In italiano si chiama, mi sono segnato il nome perché ovviamente è totalmente diverso dal giapponese, Mio si chiama Un amore di gatto, Un amore tra gatti, adesso non me lo ricordo più. In giapponese invece, adesso ve lo leggo, si chiama Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu. Ecco, allora, la traduzione esatta, a parte che leggo come un bambino di 6 anni il giapponese. Nakitai Watashi wa, i me che sono, che vorrei piangere. Ok. Il me che vorrei piangere. Indosso, credo, indosso Kaburu e me avere sulla testa. Sì, ok. Quindi prendo un gatto, diciamo, prendo il gatto. Comunque dicevo appunto che questo qui vuol dire, cioè, io voglio piangere con un gatto addosso praticamente. Io piangente, io che vorrei piangere. Ah. Cioè, io sperato tanto da poter piangere con un gatto, indosso un gatto. Sì, cioè, guarda, vorrei vedere un po'. Ti faccio un breve riassunto. Praticamente c'è una ragazza umana che, a cui piace un ragazzo, a cui però piacciono i gatti. Allora lei cosa fa? Spera di diventare una gatta. E insomma, praticamente una gatta del mondo dei gatti diventa umana al suo posto mentre lei diventa gatta, capito? E passa il tempo con lui. E si scambiano queste due vite. Poi lei si rende conto che però vuole ovviamente rimanere umana e quindi farà tutto il percorso per ritornare umana. E non spoilerò altro di questo film, andatevelo a vedere tranquillamente su Netflix. Allora, ultima cosa, parlaci appunto di questa, di una leggenda riguardante il Nekomata. Insomma, ce ne sarebbe una, non è molto affascinante, che riguarda la casa, il casato di un samurai. Comincia ad avere tutta una serie di disturbi in casa, cioè le fusuma che sbattono, oggetti che cadono, insomma la casa è spiritata. E ovviamente, visto che i giapponesi, come sapete, sono molto scettici, comincia a chiamare maghi, sciamani, tutto quello che capita, insomma i peggiori cialtroni, però nessuno riesce a scoprire nulla, insomma non riesce a capire sti spiriti chi diavolo sono. A un certo punto accade che il samurai, questa era una casa, un casato di samurai, viene avvicinato dal suo ormai vecchio gatto, l'età importante, il quale ha in bocca un, non ricordo se un, diciamo una cosa di legno con inciso il nome del padrone, e si avvicina alla cosa. Lì uno del seguito di questo samurai, di questo daimyo, capisce che c'è qualcosa di strano, perché diciamo è ovvio che un gatto che incide dei caratteri giapponesi, qualcosa di strano ce l'ha, insomma. Sì, non è proprio il posto micio di casa, solitamente se scrive a macchina, no? È evidente. Tira una freccia, ammazza il gatto e gli scoprono che c'ha due code. Ecco, questa è una storia tipica del Nekomata, in 10.000 varianti. Nekomata, e del Nekomata si parla anche un po' meno del Bakeneko, perché il Nekomata è proprio fetente. Proprio fetente.
sono molte immagini, no? Perché questa curiosità è da doppia quota. Sì. Però nella tradizione giapponese il bakeneko è probabilmente avuto più maggiore successo. Allora passiamo al bakeneko, come adesso sto facendo vedere già una foto. Il bakeneko, appunto, è praticamente il nekomata con una coda. Però ha alcune piccole caratteristiche diverse. Innanzitutto non vive sulla nekomata yama. Mm-hmm. Solitamente assume la caratteristica, no, del cinghiale, del grosso cane. Non è un animale composito, è proprio un gatto fetente. E partiamo dalla parola bakeneko. Neko l'abbiamo già conosciuto, è il gatto. Bake è il fantasma in giapponese. Se tu vuoi indicare un fantasma in giapponese devi dire obake. E in quella casa mi fa paura. Sicuramente kitto obake gairu. Sicuramente ci sono gli obake all'interno della casa, ci sono i fantasmi. Bake è scritto con un carattere, qui ce l'abbiamo il carattere, però qua si vede male. Sì, purtroppo sono piccoli. Forse in altre foto del bakeneko c'è il carattere, vediamo. Esatto. In questa immagine, se guardate, i due caratteri rossi che vedete alla destra del gatto che sta leccando delicatamente del sangue, i due caratteri, ecco, ingrandisci. Il primo è obake. Bake nella tradizione letteraria cinese, con caratteri cinesi, è la trasformazione, quindi il gatto che si trasforma, no? Mm-hmm. È una trasformazione, il mutamento, la trasformazione, la metamorfosi è qualcosa che fa paura, è qualcosa di inquietante. Questo ovviamente in tutta la tradizione folclorica e letteraria anche, vabbè. Kafka. Sì, diciamo mondiale, non solo in Giappone. Oppure il film La Mosca, che ricorderete. Il bakeneko ha sostanzialmente la stessa, diciamo, natura fetente del nekomata. Come il nekomata è spesso un gatto domestico, non c'è il nekomata selvatico. Il bakeneko selvatico. Il bakeneko è solitamente un gatto domestico che è arrivato a una certa età, si incattivisce, si diventa fetente e di solito ricambia il suo padrone della stessa ferocia che il padrone gli ha tributato nel resto della vita. Cioè, se tu ti comporti male con un gatto, gli emeni, lo torturi e quant'altro, quello là poi trasformatosi in bakeneko farà lo stesso con te, ti mangerà vivo. Ma allora aspetta, ti faccio una domanda, scusa. Praticamente quei gatti che ogni tanto si vedono nei video su internet che si avvicinano con la zampina a un oggetto tipo una tazza che è sul bordo di un tavolo, poi ti guardano e la buttano giù. Ci potrebbero avvicinarsi per esempio a dei bakeneko? Può darsi. In genere non fanno soltanto quello, in genere poi sbranano proprio. Può darsi. Comunque questo aspetto, no, che se tu tratti male il gatto, quello poi era un modo popolare per spiegare alle persone il karma. Okay. Cioè, se tu ti comporti male accumuli un karma negativo che poi ti si rivolge contro. In questo caso il bakeneko si trasforma, è una trasformazione di quel karma, è un passaggio. È un modo appunto per spiegare, diventa, ecco, un agente del karma, è un concetto buddista, quindi è anche il bakeneko, è anche secondo me più incistato nella tradizione giapponese del nekomata. Il nekomata è trasferito in maniera un pochino più diretta dalla tradizione cinese, mentre il bakeneko secondo me è più collegato a un senso più, e anche posteriore, mm.
è anche una conseguenza. Per alcune caratteristiche, in realtà il Bakeneko non è altro che una trasposizione della Kitsune, la volpe, di cui, se non mi sbaglio, abbiamo già parlato. Sì, sì, sì. Il tanuki anche, per altre caratteristiche. Cioè no, in realtà sia della volpe che del tanuki non ne abbiamo parlato, però le avevi già accennato da casolino, quindi sì. Ah, ecco, da casolino, però lo faremo. Allora, sono delle variazioni sul tema, e sono le variazioni sul tema abbastanza universali, perché la volpe è più o meno il lupo della nostra tradizione. E noi abbiamo una tradizione che è chiamata, che è quella dell'incantropo. Sì. No? L'incantropo esisteva in tutta l'Europa, in Africa esistono altri animali che assumono questa, il leopardo, il leone, assumono questa funzione di sciamanica. Certo, quindi senso. Cioè questa trasmutazione verso l'uomo dell'animale c'è più o meno in tutte o in tante culture. Delle culture. Questo personaggio intermedio, questa di figura intermedia tra l'uomo e l'animale, no? Tra la natura umana e la natura ferina dello stesso uomo, è una rappresentazione della natura ferina dello stesso uomo. Noi ci riconosciamo negli animali, un po' perché lo siamo, poi alla fine, da un punto di vista fisiologico, un po' perché noi abbiamo imparato dagli animali, letteralmente. Cioè, se andiamo all'antichità più profonda, il nostro, per esempio, il nostro, dobbiamo la nostra cultura in Occidente. Mm-hmm. Al lupo, perché okay. Dobbiamo cacciare dal lupo. Beh, insomma, basta solo pensare a Roma come è nata, cioè. Certo, ma tutti quei simbolismi, no? Ma al di là è una leggenda, ma le leggende hanno una radice simbolica molto forte e importante. Noi abbiamo imparato a cacciare dal lupo perché i nostri uomini primitivi, adesso la faccio molto semplice, sono teorie che poi in antropologia sono sviluppate con paroloni, no? I nostri uomini primitivi non sapevano cacciare, erano raccoglitori all'inizio, mangiavano frutta, verdura, quello che trovavano, e carcasse, come tanti altri animali. Eravamo mangiatori di cadaveri, le altre cose, insomma, oltre a, eravamo soprattutto frugivori, perché poi i cadaveri, non è che, cioè, il cadavere è una prelibatezza, trovarlo non è una cosa di tutti i giorni. Da chi questi uomini hanno cominciato a imparare a cacciare non più il piccolo animale, ma i grandi animali, quelli veloci, quelli feroci? Da chi abbiamo imparato? Come abbiamo imparato? È l'imitazione. I lupi cacciavano in branco da sempre, quindi il nostro branco l'abbiamo imparato dal lupo, quindi abbiamo una natura felina, capisci, rimane dentro di noi, e c'è un simbolismo che noi trasmettiamo, noi siamo un po' lupi, mm-hmm. C'è una felina dentro di noi, e questa è una mia vecchia passione. Ci ho scritto un romanzo su questa cosa tanti anni fa, ormai nella notte dei tempi. E ora, questa figura del lupo simbolica poi ha degli smottamenti, quindi il lupo può diventare una volpe, sì. Il lupo può diventare un gatto. Nelle varie culture questi smottamenti avvengono. Quindi questi Nekomata, queste figure, la Kitsune, il Bakeneko, sono nelle diverse culture uno smottamento dello stesso simbolismo di uomo barra animale, che è parte della nostra, come posso dire, DNA culturale. Per tornare al Bakeneko. Sì. Cioè, quindi abbiamo stabilito che praticamente il Bakeneko è la stessa cosa del lupo per noi, ma molto più radicato nella cultura giapponese. Esatto, esatto. E poi come è diventato il gatto, il lupo è diventato un gatto, lo possiamo vedere, lo possiamo capire anche attraverso il Nekomata, che secondo me
è un uno yokai, yokai l'abbiamo detto che sì sì sono due yokai, sì, yokai intermedio, mezzo cinese, ecco, meticcio, tra yokai intermedio tra il leopardo della neve che stava in certe montagne nel nord della Cina, nel nord-ovest della Cina, e il Bakeneko, no? Che, non so se mi spiego. Allora, Bakeneko cosa fa? Quali sono le caratteristiche del Bakeneko? Anche lì andiamo proprio sul semplice. Il Bakeneko si trasforma in essere umano, chiacchiera, parla un sacco, anche lui balla, mm-hmm. Anche lui con la pezzetta in testa, questa è un'immagine che si trova sempre, ha la pessima abitudine di nutrirsi di carne umana, e che altro si può dire? Anche lui ha questo modo di divertirsi con i cadaveri degli esseri umani, li trasforma in zombie che ballano, ecco, vedi, sì, gioca i giochi tipo il Go, gli scacchi cinesi, cioè gioca, quindi ha tutte queste caratteristiche. Il Bakeneko, ripeto, anche lui ha questa abitudine che per la tradizione giapponese un gatto non lo puoi tenere più di tot anni, di un certo numero di anni, no? Mm-hmm. Questo è un folklore, la tradizione oggi non è più così, non è che abbandoni il gatto, e quindi arrivata a una certa età si vendica, e quindi c'era anche l'abitudine di abbandonarli, ergo, e qui torniamo al Nekomata, scusa, mi faccio un salto indietro al Nekomata, ergo questi qua che facevano se ne andavano sulla Nekomata Yama, no? E dove si sentivano tutti questi versi, questi urli dei Nekomata incazzati neri perché erano stati abbandonati. Per tornare al Bakeneko, ci sono diverse tradizioni, perché il Bakeneko, no, ha avuto successo letterario in Giappone, era molto più radicato, soprattutto è stato all'origine di una guerra. Ah sì? Sì, che riguarda il daimyo, no, il signore feudale di Saga, del dominio dello Han di Saga, nella provincia di Hizen. Allora, la storia è più o meno questa. Un signore feudale, tale Nabeshima, signore Nabeshi del clan Nabeshima, mi pare che si chiamasse Mizushige o Mizuhara, non me lo ricordo, insomma. Comunque, il signore feudale del clan Nabeshima era un appassionato del Go, del gioco del Go. Sì. Però non amava perdere, sai, essendo un signore non voleva farne capo, cioè dovevi abbozzare. Avete presente Fantozzi, no? I film di Fantozzi, no? Pensate il presidente galattico che gioca con Fantozzi deve perdere per forza, la mitica partita di pallaotto, cos'era? Io non mi ricordo manco io, sì, sì, sì. Insomma, biliardo, ecco. Sì, esatto. Comunque, solo che il Fantozzi in questo caso era un suo fedele, diciamo, che fedele alleato, un suo sottoposto, Ryuzo, credo, il clan credo fosse Ryuzo, un suo sottoposto che però veniva da una famiglia con una storia ancora più importante di quella di Nabeshima, che erano stati in pratica fagocitati da Nabeshima. Ora questo Ryuzo si mette a giocare a Go con il suo signore feudale, ma a perdere proprio non ci sta, pure perché è più smart, e dice no, io voglio vincere, e vince. Però si creano dei problemi così, insomma, oddio, Nabeshima è uno sportivo, gli fa semplicemente tagliare la testa. Ah, ecco, succede un'altra cosa stramba. La mamma di questo Ryuzo, disperata, piangente, confida al suo vecchio gatto il suo dolore. Dice, mi ha ammazzato il figlio, mi ha ammazzato il figlio. E il gatto gli dice, e dopodiché suicida. Ah, ok. Il gatto
slinguazza il sangue, perché come sapete, ed è, guarda, ci abbiamo l'immagine. Sì, adesso te la faccio vedere subito, aspetta che ritorno direttamente, non è questa, ma è quest'altra qua, eccola. Ah, questa qui è proprio la storia credo che sia proprio la storia di Coso, cioè vuole rappresentare proprio questa storia. Slinguazza il sangue di questa, della vecchia, e si trasforma in un bacchenico e comincia a farne di tutti i colori, in abbescima, morti, insomma, per farla breve, la situazione a un certo punto crolla. Il clan di Ryuzoji e quello di Nabeshima si scontrano e comincia una vera e propria guerra all'interno del feudo, per colpa, cioè, sempre con Nekomata in mezzo, insomma, che aveva cosa. I Nekomata praticamente infestano il dominio, finché Nabeshima Naotaka, uno grande, diciamo, grande samurai del clan Nabeshima, decide di porre termine a questo diciamo incantesimo, costruendo un simpatico tempio che ancora oggi, se non mi sbaglio, dovrebbe essere. Naotaka decide che deve porre termine all'incantesimo, fa costruire un tempio dedicato al Bakemiko? No, ai Ryuzoji, cioè. Ah, sì, sì, ok. Ryuzoji, dove però, diciamo, credo che, se ricordo bene, ci sono molti gatti appositamente, perché devono insomma tranquillizzare non solo il clan Ryuzoji, ma anche il Bakemiko. Quindi il Bakemiko ha avuto, su questa storia sono state fatte, diciamo, opere teatrali. C'è tutto un filone, diciamo, di letteratura, ecco, un filone letterario. Poi ce ne sono anche alcuni altri di casi piuttosto famosi, però insomma, questo è, in sostanza, questo qui è il Bakeneko, insomma. Insomma, annotazione del Manekineko. Ah! Quello che fa ciao ciao ciao. Ah, sì, quello che ti porta i soldini, sì. Se con una mano serve per attirare i clienti nell'attività, se con un'altra mano dovrebbe portare l'amore. Ah. C'è tutta una storia, magari un giorno facciamo una puntata sul Manekineko. Sì. Manekineko è comunque un gatto soprannaturale. Ok. La storia, c'è proprio una leggenda che appunto raccontiamo un'altra volta. C'è però una teoria sull'origine del Manekineko che vuole il Manekineko come un Bakeneko. Quindi starei attento anche a mettervi un Manekineko a casa, perché potrebbe essere buono, potrebbe essere che sia vestito da Manekineko, ma in realtà è un Bakeneko che voi vi addormentate e vi salta qua alla gola e vi strana. Ah, che belle cose! Io non volevo rovinare il rapporto con i vostri gatti, però sappiate che i gatti hanno questa duplice natura e che potrebbero, guarda, anche in zombie. Io posso dire questa cosa, seguo su Instagram un canale dei gatti, quelli dell'isola dei gatti in Giappone, giù nel Kyushu, non mi ricordo come si chiama adesso l'isola, che è piena di gatti, ovunque ci sono decine di gatti, e c'è questo qui. Sembro molto nemico dei gatti, però, cioè, ho messo quest'isola tra le 101 cose da fare, la visita di quest'isola tra le 101 cose da fare in Giappone una volta nella vita. Ma mi però sembra... Però andate... Ma infatti mi sembra più che giusto andarci, cioè io è una di quelle cose che voglio vedere anch'io. Seguo appunto questo qua di Instagram e vedo tutti questi gatti che in effetti ogni tanto sembrano buoni buoni, ma sotto qualcosa nascondono, quindi... E così. Io comunque, guarda, ti ringrazio, è stata fra l'altro una puntata lunghissima sia sul Nekomata che sul Bakeneko. Antonio, noi ci rivediamo ancora tra un po' per parlare di qualche cos'altro, come puoi vedere qua sopra di me ho Pom Poko, il film... Gli yokai. Sì, sugli yokai, dove c'è sia la volpe che il tanuki, quindi dovremo parlare prima o poi anche della volpe e del tanuki. Tanuki va la prossima volta, anche perché il tanuki è simpatico, è burlone,
E si può dire una parola un po' più spinta? Dilla, dai, dilla. Il tanuki c'ha due coglioni così. Sì, assolutamente sì. E con questa direi di passare direttamente al prossimo video con Antonio Moscatello, che ringrazio. Vi ho segnalato prima i libri, li ha ricordati anche lui poco fa. Fra l'altro, la settimana scorsa abbiamo fatto anche la live sul Pulgasari con Omar Serafini, quindi è un piacere ascoltarti, come ti ho già detto più volte. Anche dei miei amici mi dicono: guarda, Antonio Moscatello, proprio uno mi ha detto: guarda, gli devi sparare per smettere di parlare, di raccontare tutto quello che sa. Ma per fortuna che le sai e le vieni a raccontare, perché sono quelle storie che fanno sempre piacere e aiutano ad imparare cose nuove. Ti ringrazio. Io, piacere il mio. Ok, perfetto. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.